Oh, eccoci qua ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati nella casa del diavolo. Ragazzi, in questo video andiamo ad analizzare la partita. Siamo arrabbiati, però questo è il momento di fare i tifosi, ragazzi. Ne parliamo nel video. Chiaramente l'umore è un po' nero per tutti quanti, ma in questo video cerchiamo anche di tirarci su. Perché è vero, non si può essere contenti, però cerchiamo anche di guardare il bicchiere mezzo pieno. Ragazzi, vi chiedo una bella spolliciata, ragazzi, tanti like per il video, tanti like per il video, e vi informo che stasera, ore 21:30, siamo in live. Quindi stasera alle 21:30 andremo a tirare le somme di quella che è stata questa partita e di quella che è stata questa giornata di campionato. Vi voglio bene a tutti, sempre forza, vecchio cuore rosso nero. Vai. Diavolo Ali, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. E io canterò fino al 90°. Che fatica che ti chiedo, forza Milan, faccio gol, la curva su ti ama tutta la settimana, io penso solo a te, e rosso nero, unico grande amore, una grande passione che sta dentro di me, e io canterò fino al 90°. Non esiste niente al mondo che mi porti via da te, né denuncia né diffida, io sarò sempre con te. In Italia e nel mondo noi saremo sempre qua. Forza Milano, mollare, vinci ancora per l'ultra. Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione team maglie calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Ragazzi, team maglie calcio, l'eccellenza per quanto riguarda tutti i gadget sportivi, tute, magliette, cappelli, giubbotti, sciarpe di tutte le vostre squadre preferite. Italiane, europee e mondiali. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, anche se qualcuno chiaramente mi dirà buongiorno, un cazzo Tringa, e io in parte sono d'accordo con voi. Ragazzi, delusione, delusione tanta. Mi scuso per ieri sera, mi scuso per ieri sera. Se non siamo venuti live, il cane argomento principale, il cane sta molto meglio, purtroppo è stato morsicato da un topo e questo morso ha fatto infezione, quindi sono stato dal veterinario fino stanotte alle 2:30, 3, quindi scusatemi anche se ho un po' la faccia stanca. Comunque il cane sta meglio, adesso dorme lì tranquillo. Però anche ieri sera la rabbia era tanta, ieri sera rabbia e delusione erano veramente il sentimento più forte che tutti noi sul canale avevamo. Tutti noi come sul canale, come penso tutti i tifosi del Milan.
Ragazzi, ieri era una partita da affrontare in maniera completamente diversa. È vero che ormai sembra che squadre che in altre occasioni non riescono a mettere due passaggi di fila, quando giocano contro il Milan fanno la partita della vita. Però, ieri sera la partita era da vincere, e anzi, vi dirò di più, che per come si era messa alla fine, questo è un punto guadagnato. Questo è un punto guadagnato. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, per quanto sia difficile trovare bicchieri mezzi pieni da quello che si è visto ieri sera. Ragazzi, andiamo un po' ad analizzare la partita, che non ha grosse analisi da fare. Ieri al Milan è mancata qualità. Ieri al Milan è mancata qualità, e abbiamo dato modo ad una squadra nettamente inferiore a noi di giocare a pari livello. Di giocare a pari livello, e anche i cambi. Nessuno ieri, sembrava che nessuno ieri sia sceso in campo con l'obiettivo di dare il 110%. Probabilmente si è pensato che si poteva gestire la partita, cosa che non abbiamo potuto fare. La Salernitana non ce lo ha permesso, perché noi abbiamo dato modo alla Salernitana di fare più di quello che poteva, di fare più di quello che poteva. Ragazzi, a prescindere da quello che faranno gli altri, perché ho letto tutti i commenti di ieri sera. Ieri sera la live non è stata fatta anche perché ho visto dei commenti che veramente non mi sono piaciuti. So che erano dettati dalla rabbia del momento, e quindi abbiamo preferito, oltre al cane, non dare, la guancia a chi sarebbe venuto sul canale a dire "te l'avevo detto", e a chi sarebbe venuto sul canale a prenderci in giro, prenderci per il culo, chiaramente con uno sfotò anche tranquillo. Però chiaramente ieri sera, con quel pizzico di rabbia che tutti avevamo, e con quella delusione che avevamo, uguale, e con quella delusione, uguale alla rabbia, perché la delusione era della stessa misura della rabbia, probabilmente avremmo potuto anche rispondere male e arrabbiarci, e non era quello che volevamo. Non era quello che volevamo. Stasera saremo in live, andremo a discutere a mente fredda di tutto quello che è successo. Ragazzi, vi stavo dicendo, a prescindere da quello che farà l'Inter stasera, ieri il Milan sbaglia la partita. Ieri il Milan sbaglia la partita, e il Milan non deve pensare a quello che fanno gli altri. Mi sto rivolgendo a voi, mi sto rivolgendo a voi che vi siete messi a commentare quello che quattro interisti stupidi sono venuti a scrivere sotto i video, invece di pensare a sbollire e a ragionare su quello che è successo nella nostra squadra. Siete andati a rispondere col senno di poi, ai commenti di persone che era normale che arrivassero, era normalissimo che arrivassero, ragazzi. Voi così date solo modo a queste persone di... Avete dato ragione, ragazzi, avete dato ragione a questa gente che ieri sera è arrivata solo per rompere i coglioni. E ve l'ho detto tante, tante, tante volte. Ragazzi, pensiamo a noi, perché l'importante è quello che fa la nostra squadra, non quello che fanno gli altri. Non quello che fanno gli altri. E ve lo ripeto per l'ennesima volta questo concetto. Ieri sera le cose
non sono andate bene. Ecco, questo è il momento in cui un tifoso deve spronare la propria squadra a fare meglio. Perché oltre alla gente, oltre ai commenti che hanno dato modo agli interisti di prenderci per il culo, ci sono tanti commenti che danno colpe a destra e a sinistra. Chi ha Pioli, chi ha la società, chi ha questo, chi ha quell'altro. Io ve l'ho detto, ho rimesso in circolo tutti, e dico tutti, i nickname bannati, tutti, li ho rimessi in circolo tutti. Quindi chiaramente sarà un periodo in cui tutte quelle persone che hanno rotto le palle possono tornare, come possono tornare tutte quelle persone bannate ingiustamente. Però questo discorso di aver rimesso in circolo tanta gente chiaramente ha le due facce della medaglia. Ci saranno quelli che sono stati bannati ingiustamente, ma ci saranno anche quelli che sono stati bannati a ragione. Siccome non, ragazzi, non avevo né il tempo né la voglia di star lì a guardare persona per persona. Quindi ho semplicemente rimesso in circolazione tutti quanti. Mi sono sentito di farlo, mi sono sentito di ripartire da zero con la gestione di queste cose, quindi probabilmente qualcuno che per tanto tempo era stato impossibilitato sul canale, ieri è arrivato. Ragazzi, ve lo ripeto un'altra volta, non porgete la guancia, non porgete la guancia. Perché porgendo la guancia, rispondendo da seccati, facciamo semplicemente il loro gioco. Facciamo semplicemente il loro gioco. Ragazzi, l'analisi della partita la faremo stasera in live tutti insieme. Saremo praticamente tutti, perché c'è da dimostrare che siamo vicini alla nostra squadra, che in questo momento i tifosi ci sono. Ieri sera abbiamo visto le facce deluse dei giocatori e questo è importante perché ci fa capire che la mentalità è quella giusta. La mentalità è quella giusta, una stagione passa anche da queste giornate, la crescita della nostra squadra passa anche da queste giornate. Sono convinto che ci rialzeremo subito perché più di una volta in questi 2 anni e mezzo abbiamo dimostrato, la nostra squadra ha dimostrato che nelle difficoltà tira fuori il meglio di sé. Questo probabilmente è un momento, è stato un attimo, è stata una buca lungo il cammino. È stata una buca lungo il cammino, chiaramente non deve diventare un ostacolo. Questa buca la si può aggirare, bisogna rialzarsi subito e pensare subito alla prossima, ragazzi. La partita con l'Udinese sarà importantissima. E se ieri sera pensavamo di metterci sul divano a guardare l'Inter, oggi, ragazzi, non la guardiamo proprio, non la guardiamo proprio, non stiamo lì a commentare o a prenderci la delusione se l'Inter vincerà. Siamo già delusi e arrabbiati per le nostre cose. Per le nostre cose. Non stiamo a guardare gli altri. Non va bene. Noi dobbiamo pensare a fare il Milan e a fare i tifosi del Milan. Questo fa un tifoso. Un tifoso porta la sua squadra a dare sempre di più. Questo dobbiamo fare, ragazzi. Questo è il momento di stringerci attorno alla squadra. Ve lo ripeto per l'ennesima volta. Se quando le cose vanno bene possiamo analizzare i dettagli, oggi non ci sono dettagli da analizzare. Oggi non ci sono dita da puntare, oggi bisogna solo e soltanto tifare Milan. Lo so, lo so, lo so, lo so, vi capisco e so che siete arrabbiati, lo sono anche io. Sono arrabbiato, sono incazzato nero, ho un umore pessimo. Però, ragazzi, ve l'ho detto, questo è il momento di far vedere chi sono i veri tifosi. Ragazzi, in questi giorni, fino alla partita con l'Udinese, saranno le giornate dei te l'avevo detto, so tutto io lo sapevo. Quindi, ragazzi,
non porgiamo la guancia, non porgiamo la guancia. Io sarò il primo a non farlo. Io sarò il primo a non farlo. Non andrò, contesterò e risponderò per le rime a chi parla troppo. Però ragazzi, non stiamo lì a ribattere colpo su colpo ad ogni stronzata. Questi saranno i loro giorni. Lasciamoglieli. Lasciamoglieli, perché poi ve lo ricordo, le chiavi del carro ce le ha lo zio Peter e a fine stagione tireremo le somme. A fine stagione tireremo le somme. E ricordatelo che ieri sera, alla fine, pur in una serata storta come quella di ieri, siamo riusciti a recuperare la partita. E questo è un dato importante. Questo è un dato importante, vuol dire che la squadra a livello fisico, cioè ieri sera è mancato l'approccio alla partita, ieri siamo scesi in campo male, però fisicamente ci siamo. Fisicamente ci siamo, quindi ve l'ho detto, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Non buttiamoci a pietà, non andiamo subito alla disperazione, perché non c'è niente da disperarsi, ragazzi. Bisogna soltanto fare i tifosi. E ricordatevi che su questo canale siamo tifosi alla vecchia maniera. Il Tringa è vecchio stampo, questo canale è vecchio stampo. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso nero. Ciao.